Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo delle regole nuove che riguardano questo periodo della Befana e anche dopo, perché il Consiglio dei Ministri ha stabilito le regole post-natalizie in attesa di valutare la curva epidemiologica nei prossimi giorni. Cambiano le regole per stabilire i colori delle regioni, tra le altre cose. Vediamo il servizio. Nella notte il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto ponte che introduce le restrizioni valide dal 7 al 15 gennaio in attesa di un nuovo DPCM a metà mese. Scuole superiori riaperte solo dall'11 gennaio, weekend tra il 9 e il 10 in zona arancione per tutta Italia, mentre negli altri giorni vigerà una zona gialla rafforzata, ovvero con lo stop agli spostamenti fra le regioni. Queste le misure in vigore per cercare di contenere il nuovo rialzo dei contagi e di evitare così una terza ondata Covid. Il Consiglio dei Ministri, terminato oltre la mezzanotte, ha dato il via libera ad una sorta di transizione verso il ritorno alla divisione in fasce a partire da lunedì prossimo. Dopo i due giorni di zona rossa, oggi e domani, dunque, si entrerà in zona gialla il 7 e l'8 gennaio con libertà di movimento all'interno della regione e riapertura di bar e ristoranti che però dovranno richiudere e tornare all'asporto già dopo 48 ore. Il fine settimana, infatti, si applicano le misure arancioni. Quindi locali chiusi e negozi aperti, libertà di movimento all'interno del proprio comune entro gli orari del coprifuoco fra le 5 e le 22 e autocertificazione per spostarsi all'interno della regione. Da lunedì 11, come detto, ripartirà la zona gialla, fatte salve le decisioni della cabina di regia l'8 gennaio, che potrebbe far cambiare colore ad alcune regioni, anche in base all'inasprimento delle soglie RT per le fasce. Il decreto, da questo punto di vista, introduce una serie di novità per il meccanismo di divisione. Un valore superiore ad 1 farà scattare la zona arancione, un RT superiore a 1,25 la zona rossa. Presidente Marsiglio, nella conferenza proprio delle regioni, ha portato avanti questo programma, ha portato avanti questa istanza, perché noi eravamo automaticamente già in zona gialla, quindi essere penalizzato certo non ci fa piacere. Abbiamo fatto rispettare, ringrazio tutti i nostri cittadini che hanno collaborato nel rispettare queste norme e quindi oggi dovremmo essere liberi di rientrare in questa zona gialla. Aspettiamo questi DPCM da parte del Ministero per verificare se ci saranno misure restrittive ulteriori. E noi adesso cambiamo argomento. È sempre più concreto il rischio che salti completamente la stagione invernale dei prati di Tivo, di Teramo. Si fanno sempre più intransigenti, infatti, le richieste degli usi civici di Pietracamela e Intermesoli, dei canoni non pagati dalla Gran Sasso Teramano. La provincia di Teramo sta tentando una difficile mediazione in extremis, ma la situazione sembra molto complessa. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Salvare a tutti i costi la stagione sciistica dei prati di Tivo di Teramo è stato l'argomento di una riunione incandescente che si è tenuta nella sala consigliare della provincia di Teramo. A confrontarsi i rappresentanti degli usi civici di Pietracamela e Intermesoli, amministratori dei terreni sui quali sono stati costruiti gli impianti di risalita, compresa la nuova cabinovia, e la Gran Sasso Teramano, società in liquidazione che deve ancora pagare 180.000 euro di rate agli usi civici per la concessione avuta negli ultimi anni. Gli operatori di prati di Tivo si sentono presi in giro per questo mancato pagamento in considerazione delle ultime tre stagioni estive che solo di cabinovia hanno fatto incassare ai gestori oltre 600.000 euro. Le riunioni che sono in corso oggi servono a valutare proprio le condizioni in cui si trova la stazione, tecnicamente e giuridicamente. Per quanto riguarda la situazione tecnica, alcuni lavori di messa in sicurezza sono stati fatti, altri devono essere ancora compiuti, ma per poter essere eseguiti c'è bisogno di un provvedimento sostanzialmente, perché giuridicamente oggi c'è un provvedimento di revoca della concessione frutto di una richiesta da parte degli usi civici a seguito di una annosa questione legata agli anni passati in cui c'è stato il mancato pagamento da parte della Gran Sasso Teramano S.p.A. dei canoni di locazione sostanzialmente. C'è il rischio che si riapre, ma non c'è il concessionario?
Beh, se non c'è il concessionario non si riapre, è chiaro, quindi bisogna cercare di risolvere questa problematica di natura giuridica. Ripeto, è una problematica risalente negli anni che si è riproposta adesso ovviamente, e quindi passa tutto attraverso la revoca, da parte, chiedo scusa il gioco di parole, da parte degli usi civici nei confronti della Gran Sasso Teramano e del gestore. La provincia cosa può fare? Un'opera di mediazione per cercare di fare in modo che le parti possano riavvicinarsi e trovare l'accordo. E se non si arrivasse ad un accordo? Gli usi civici di Pietracamela e Intermesoli, amministratori legali di boschi, pascoli e sorgenti acquifere della montagna teramana, potrebbero chiedere di far smontare tutti gli impianti di Prati di Tivo e far tornare i terreni a pascolo. La comunità intera però spera in una soluzione diversa. E speriamo che si arrivi ad una mediazione, anche perché sarebbe un peccato vista la tanta neve che sta cadendo in queste ore. Infatti è tornato il maltempo in Abruzzo con gelo e neve, soprattutto nell'entroterra e nell'Aquilano. Una fitta nevicata ha interessato le due arterie autostradali della 24 Roma-L'Aquila-Teramo nel tratto Carsoli-San Gabriele-Colledara e della 25 Torano-Pescara tra il bivio A24-A25 Roma-Torano e Tocco da Casauria. Si segnalano anche dei banchi di nebbia tra Carsoli e l'Aquila Est sulla 24 e tra Magliano dei Marsi e Cocullo sulla A25 in entrambi i tratti, con visibilità di 80 metri. La scorsa notte le stazioni dell'associazione Meteo Caput Frigoris, di cui stiamo vedendo delle immagini proprio tratte dalla loro pagina Facebook, hanno registrato meno 12,3 gradi sull'altopiano delle 5 miglia a quota 1250 metri, meno 11,9 ai piani di Pezza a quota 1450, anche sulla città capoluogo di regione L'Aquila è nevicato. Secondo le previsioni è atteso un peggioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio. Andiamo avanti adesso, voltiamo ancora una volta pagina. La Regione ha deciso di posticipare il tempo limite entro cui Pescara, Montesilvano e Spoltore dovranno fondersi per diventare una città unica, la Grande Pescara. Nessuno dei tre comuni intende opporsi, ma rimangono forti perplessità. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. La Regione ha approvato lo slittamento della nascita della cosiddetta Nuova Pescara. La fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, legittimata da un referendum consultivo nel 2014, non dovrà più avvenire entro il prossimo anno, ma entro il 2023 o nel 2024, se almeno due terzi dei consiglieri dei tre comuni dovessero decidere per il rinvio. È giusto così, dicono gli amministratori, il rinvio è a causa Covid. Lo slittamento è derivato dal fatto che quest'anno le attività sono state concentrate soprattutto sul discorso Covid, perché questo è stato un anno particolare, e quindi il discorso che hanno fatto in Regione di posticipare di un anno questo termine intermedio per permettere ai comuni di recuperare quelle attività che non sono state svolte a causa dell'emergenza Covid, mi sembra che sia una cosa assolutamente logica. Il termine del 2024 invece rimane tutto ed è l'ultimo termine entro cui dovrà nascere la Nuova Pescara. Rinviarle di un anno secondo me è stato saggio, e poi credo che questo anno possa essere utile a capire quali sono stati i meccanismi che hanno fatto sì che questa fusione non progredisse. Inizialmente il comune di Spoltore era tra i più scettici riguardo la fusione. Il sindaco aveva proposto anche un nuovo referendum, così da restituire la palla ai cittadini. Oggi però ha cambiato idea. Non vogliamo un nuovo referendum, dice Di Lorito, ma la legge regionale va migliorata. Quest'anno serve a capire dove si può migliorare questa legge regionale per far sì che i tre comuni diventino una unica realtà. È chiaro che ci aspettiamo che questa legge produca benefici per la città di Spoltore, quindi noi siamo guardinghi rispetto a questo. Cioè, una fusione deve produrre benefici rispetto a quello che abbiamo oggi. Non pensiamo e non dobbiamo far sì che invece i cittadini di Spoltore stiano peggio di come stiano adesso. C'è una legge, c'è stato il referendum e ora il processo. Il processo di fusione non può essere fermato, ribatte Masci. Tra i tre comuni c'è collaborazione. Ognuno ha le sue idee specifiche, ma questo non vuol dire che non si remi tutti nella stessa direzione per fare in modo che ci siano
Sicuramente in queste tre realtà che oggettivamente i cittadini vedono come un'unica realtà, dei servizi erogati in maniera congiunta, delle attività fatte insieme in modo da ottimizzare le attività che dovranno essere svolte. E a proposito di attività e problemi in comune, i municipi di Spoltore e Pescara, supportati dalla Regione Abruzzo, hanno presentato i lavori di manutenzione di Fosso Grande, l'affluente delle Pescara che durante le piogge è sempre a rischio esondazione, mettendo in pericolo diverse centinaia di persone che abitano proprio in quelle zone. Vediamo il servizio. Via le Erbacce dal Fosso Grande, l'affluente del Pescara, ridotto quasi a una discarica, che nasce a Montesilvano e attraversa Spoltore e il capoluogo adriatico. I lavori interesseranno il tratto di questi ultimi due comuni. La manutenzione è finanziata dalla Regione per 60.000 euro, a cui si aggiungono ulteriori 20.000 euro messi a disposizione dal Comune di Spoltore. Questo è un primo passo, credo di una serie di altri passi che nei prossimi anni saranno realizzati insieme dal Comune e dai due comuni, con credo anche il sostegno della Regione che ha iniziato intanto con questo primo finanziamento. Io sono contento perché l'anno scorso ho proposto io questa quota di finanziamento, quindi sono felice che si inizino a fare dei lavori e che le amministrazioni possano lavorare insieme in sinergia per risolvere i problemi di Fosso Grande. A causa della pressione antropica e dell'urbanizzazione che si è imposta intorno al canale, il Fosso Grande rappresenta un pericolo durante le piogge più insistenti. Nel 2013 un'esondazione causò danni per oltre 1 milione di euro. Quelli annunciati oggi, come detto, sono lavori di manutenzione e quindi non risolutivi a lungo termine. Pescara spera di accedere a fondi ministeriali per poter effettuare in futuro lavori strutturali. Per il dissesto idrogeologico potrebbero essere immaginati lavori più importanti. In particolare il Comune di Pescara ha già fatto una proposta al Ministero e alla Regione per un fondo di 800.000 euro per interventi di carattere strutturale che però siano fatti bene e che rispettino anche l'ecosistema e l'ambiente, perché questo è un aspetto che dobbiamo tenere in grande considerazione. Restiamo a Pescara, andiamo a vedere una bella iniziativa che si è svolta davanti il Covid Hospital dell'ospedale. Ecco qui le immagini con i clown dottori che ormai sono da mesi costretti a stare lontano dai reparti dove normalmente portano il loro sorriso, che hanno deciso di ringraziare medici e paramedici del reparto Covid dell'ospedale civile di Pescara alla loro maniera. Lo vedete con un saluto colorato e musicale a distanza dalla strada che passa sotto il reparto, accompagnati dal loro inseparabile Taxi Clown. L'associazione di volontariato Will Clown Abruzzo compie proprio in questi giorni 14 anni di attività volta alla diffusione della Clown Care come approccio per alleviare la sofferenza e alleggerire le situazioni di disagio. Anche in questo Natale sono state tante le attività. Nel 2021 l'obiettivo è quello di continuare, in particolare c'è nel mirino la realizzazione della stanza degli abbracci per un centro anziani e per un centro di riabilitazione, e collegamenti online settimanali per poter incontrare virtualmente i frequentatori del centro anziani, del Don Orione e i piccoli pazienti del reparto di pediatria, oculistica e vaccini. E siamo così arrivati alla pagina dello sport. Partiamo dal calcio di Serie B, dunque parliamo del Pescara. Una rete di Scognamiglio quasi al termine della gara del Mapei Stadium consente al Pescara di agguantare un successo fondamentale per il proseguo del campionato in chiave salvezza. Gara di sofferenza per il Delfino, che ha giocato buona parte del match in 10 per il Rossa Bellanova e ha chiuso addirittura in 9 per l'espulsione anche dell'autore del gol decisivo. Ora per il torneo di Serie B 12 giorni di pausa prima di tornare in campo con la penultima di andata il 16 di gennaio. Vediamo il servizio. Nella città del tricolore sventola la bandiera bianca-azzurra con il Pescara che espugna il Mapei Stadium per 1-0 in 9 uomini grazie al gol vittoria segnato allo scadere da Scognamiglio in una partita dalle mille emozioni che ha visto in campo un Delfino con il cuore in mano. Ora la sosta ed il mercato per ripartire ancora con più ottimismo. Squadre in campo con diverse assenze. Nel 3-5-2 bianca-azzurro si rivedono Valdifiori e soprattutto Masciangelo in campo dal primo minuto, Busellato in difesa, Balzano e Scognamiglio con Jarosinski.
La Reggiana risponde con il 3-4-1-2 al Mapei Stadium, dirige Meraviglia di Pistoia in una serata umida e fredda. Prima azione pericolosa al sesto minuto con il Pescara che si porta in avanti con Masciangelo che lascia poi a Galano e con la conclusione dell'ex attaccante del Bari e del Foggia parata a terra da Venturi. All'ottavo Pescara vicino al vantaggio con Memusciai, oggi alla 200ª partita con la casacca degli Adriatici, che scarica la conclusione sul portiere di casa che salva. Ritmi alti in campo con i biancazzurri che si lasciano preferire sul piano del gioco e della manovra. Al 20esimo Lunetta approfitta di una dormita della difesa pescarese e in area manda la palla sulla parte alta della traversa. Cresce la squadra granata che al 21esimo è pericolosissima con Muratore che sulla sua conclusione trova una deviazione con il pallone che finisce sul fondo. Momento di difficoltà degli ospiti con i locali che attaccano ora a pieno organico e con la squadra ospite più remissiva. Si arriva alla mezz'ora con due formazioni che non si accontentano del pareggio, anche se ora le emozioni sono meno frequenti, con Bellanova che però al 43esimo già ammonito viene espulso dopo un contatto quasi fortuito con Lunetta, lasciando la sua squadra in 10 uomini. Al 45esimo però Galano ha un guizzo andando a sfiorare la rete del vantaggio a due passi da Venturi, che riesce però a salvare dopo 46 minuti di gioco. Il risultato è di 0-0. La ripresa si apre con Omeonga e Gutti in campo per Balzano e Galano nel Pescara. Nella Reggiana c'è Cambiaghi per Ageti. Al terzo, padroni di casa pericolosi con Fiorillo che è costretto a respingere con i pugni su Cambiaghi. Al quinto minuto colpo di testa di Martinelli con la palla di poco sopra la traversa. La squadra di Albini attacca alla ricerca del vantaggio che sembra cosa fatta all'ottavo quando Zamparo in area mette incredibilmente alto. Pescara ha serragliato in difesa, pesa l'inferiorità numerica con il Delfino ora in campo con il 3-5-1. All'undicesimo contropiede di Seter con una conclusione poi fuori di Memusciai. Attacco simile ad un assedio per i Granata con un Pescara in sofferenza e tutto racchiuso nella propria metà campo. Trascorrono i minuti con la squadra abruzzese che prova ogni tanto a rendersi pericolosa in contropiede. Al 27esimo infatti Seter se ne va e poi li butti lo a terra praticamente al limite dell'area di rigore con il direttore di gara che vede però un fallo dell'attaccante pescarese che si innervosisce e poco dopo viene anche ammonito dal direttore di gara pistoiese. Rispetto alla prima parte di partita ora però tiene meglio il Delfino che soffre meno in campo nonostante l'inferiorità numerica ma gioca con grande generosità trovando il gol del vantaggio e della vittoria al 90esimo con il colpo di testa vincente di Scognamiglio sugli sviluppi di una punizione. Prima rete stagionale per il difensore abruzzese che resta anche infortunato e poi viene espulso per un fallo su un avversario. Pescara i 9 uomini negli ultimi 5 minuti di recupero con una partita straordinaria ed un successo che arriva e che vale davvero tanto in ottica campionato. Eh beh, è un obiettivo che ci siamo posti perché se più riesci a rimanere in partita e a non subire gol è più logico che poi diventa facile anche fare punti. Anche della partita scorsa secondo me poi prende valore con questa vittoria perché a dimostrazione che in 10 non è sempre facile fargli gol e devi sempre stare attento, quello che un pochino l'avevamo interpretata noi con l'ultima gara, però di questo poi tante volte la differenza la fanno gli episodi perché tu magari fai gol sulla traversa con Guta e qua magari pareggi, quindi però l'importante è crederci negli episodi e cercare di portarli sempre dalla parte nostra. Certamente abbiamo bisogno di attaccanti, io tra gli attaccanti spero anche di avere al più presto Asensio che come caratteristica è un altro che vive bene nell'area di rigore, poi dopo vediamo come sta perché la ripresa dovrebbe ritornare con noi e da là poi è logico che arriverà anche qualcos'altro. Però appunto far nomi, insomma, vediamo. A me piace che la società parli di mercato, non voglio parlare io. Poi dopo io con la società, logico che voglio confrontarmi e lavoro nel rispetto dei ruoli è coordinato. Però sui nomi preferisco sempre che sia la società a parlarne. Ci siamo sempre detti che noi non dobbiamo avere un'unica arma, dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e capire cosa usare. Ci sono stati dei secondi tempi che siamo andati a fare nelle metà campi avversarie e sono stati altri come oggi che era giusto fare così. Ma lo abbiamo detto ieri, anche se rimaniamo
bassi, l'idea nostra è di sempre provare a far male, e credo che oggi è stato proprio questo tipo di lettura, l'idea di difendersi con una grande attenzione, con una grande intensità mentale, e su questo veramente sono stati bravi tutti, da Val di Fiori a Memushai, ma metto dentro tutti quanti, però con l'idea di continuare anche a provare a incidere in quelle occasioni che sapevamo che non sarebbero state tantissime, però che potevano esserci. La squadra ha cercato di vincerla la partita, secondo tempo, e siamo stati puniti su una palla ferma dove Scornamiglio è saltato più in alto degli altri, ha buttato dentro, fatto gol. Non c'è assolutamente un problema fisico, perché la squadra oggi ha girato dal punto di vista fisico e dal punto di vista caratteriale ha provato a vincere la partita. Non ho neanche cambiato il sistema, ho messo più giocatori offensivi, ma non c'è un problema fisico o caratteriale, c'è un problema che di episodi, siamo stati puniti sicuramente da questo episodio qui. Non era paura di non riuscire a vincere, dal punto di vista tecnico qualche errore lo facciamo, più delle altre squadre, nel palleggio, alcuni errori di guida della palla, di controllo, di passaggio, e lì sta nel lavoro tecnico sicuramente. La frenesia non c'è stata, secondo me l'abbiamo persa perché siamo stati puniti da quel punto di vista lì da un episodio, non abbiamo fatto tanto per creare occasioni, ma l'abbiamo persa su un episodio, su una palla ferma, abbiamo concesso qualche transizione, ma se dobbiamo parlare di risultato, è un risultato che ci penalizza oltre misura da quel punto di vista lì. È logico che poi se in 10 non ti rimporta o solo fuori, quelli sono errori nostri dove dobbiamo analizzarli. Dopo la sosta per le festività natalizie, domani torna in campo il girone F di Serie D con la decima di andata. Tanti scontri Abruzzo-Lazio, con la capolista Campobasso che farà visita alla Vastese del neotecnico D'Adderio. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Il primo impegno del 2021 per il campionato di Serie D è nel giorno dell'Epifania, con le 5 abruzzesi in campo e 2 rinvii a Recanati e Porto Sant'Elpidio che non riguardano le squadre della nostra regione. Decimo turno con la capolista Campobasso che va a far visita ad una Vastese che, dopo il capitombolo col Matese prima della sosta, ha cambiato guida tecnica con D'Adderio, che ha preso il posto di Massimo Silva. Le motivazioni poi con queste squadre qui, che prima di tutto, oltre ad essere un ex, quindi io anche molisano, è la prima in classifica, e quindi di conseguenza questo la dice lunga sulla qualità della squadra. Anche l'anno scorso hanno fatto molto bene, e quindi noi dobbiamo cercare di competere con la prima della classe nel migliore dei modi, e dobbiamo farlo nonostante le difficoltà che questa squadra ha riscontrato in questo periodo, e quindi avere, o meglio, un approccio positivo per affrontare questa compagine, che è molto, molto determinata e ha grandi qualità. Speriamo, senza fare proclami e senza dare false illusioni, certamente di dire di impegnarci e di avere quel senso della maglia che deve essere, secondo me, in questo periodo soprattutto sentito e riscoperto da tutti quanti noi. A sperare nella Vastese sono altre 2 compagini abruzzesi, il Notaresco ad esempio, che al Savini affronta proprio il Matese. Il successo nel derby del Vomano col Castelnuovo ha dato slancio ad una compagine ormai matura per provare a battagliare fino alla fine per la vittoria del campionato. In più la retroguardia di Massimo Epifani ritrova Colombatti, che a Castelnuovo ha scontato il turno di squalifica dopo il rinvio del match col Castelfidardo. I campani, benché vittoriosi con la Vastese, non sono compagine impossibile, tutt'altro, e finora in casa il Notaresco ha sempre fatto risultato col solo neo del pareggio a reti bianche contro i Rieti. Ma non solo i rossoblu ti fermano
resteranno vastese, perché c'è proprio il Castelnuovo di Guido Di Fabio a sperare nell'uno in schedina. I neroverdi però hanno un impegno difficile contro la Cinzia Albalonga in quello che sulla carta è un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. La società abruzzese nel frattempo ha tesserato l'attaccante esterno Manuel Manari, proveniente dall'Atletico Porto Sant'Elpidio e cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli, per poi passare alla Juve Stabia, Gubbio, Notaresco, Avezzano, San Giustese e Torrese. Una soluzione in più per il tecnico dopo l'arrivo di Marco Croce in mezzo al campo, segno evidente che la società neroverde non vuole lasciare nulla di intentato. I laziali di Venturi però hanno messo insieme 9 punti su 12 in casa e hanno elementi come Gagliardini, Angelilli e Cardella di ottimo livello. Trasferta sempre in terra laziale per il Pineto a Rieti, Amaranto Celesti ancora nel bel mezzo di un probabile cambio di proprietà, tutto da definire. È slittato infatti di qualche giorno ancora il passaggio nella lunga trattativa tra Riccardo Curci e Benedetto Mancini. Le parti sono in contatto da tempo, ma l'accordo non è stato ratificato come ci si aspettava. Durante l'ultimo incontro infatti è emersa la mancanza di documentazione utile a chiudere l'accordo tra il commerciante reatino e l'imprenditore romano. Tutt'altro momento invece quello che attraversa la società biancazzurra, che non ha di questi problemi, tutt'altro. Ha appena tesserato Minnozzi dal Tolentino e anche con l'arrivo di Mininkleri punta a dare sostanza alla rincorsa verso i piani alti della graduatoria. Il pareggio interno con la Cinzia Albalonga certo non è stato il risultato sperato, ma il Pineto è ancora lì e ha poche lunghezze da recuperare, a patto che non sbagli troppo gli appuntamenti come quello ad esempio di domani. Infine il Giulianova, che ad inizio anno ha salutato Cristiano Del Grosso, passato in Lega Pro alla Casertana, e che se la vedrà al Fadini con il Fiuggi. Giallorossi senza Ranellucci, che appena ha subito un intervento che lo terrà qualche settimana lontano dai campi, e soprattutto in attesa di rinforzi per uscire da una situazione di classifica difficile. 4 sconfitte su 4 nello stadio amico sono una ferita enorme e anche la piazza inizia a dare segnali di insofferenza. Federico Del Grosso attende qualche acquisto, ma dovrà attendere il match di domenica. Nel frattempo dovrà fare di necessità virtù e provare a strappare un successo che possa rilanciare le quotazioni salvezza dei giallorossi. Non ci sono altre notizie, il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento come sempre è alle ore 19, on demand trovate i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona giornata.